Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove proviamo cose. Oggi proviamo, come avrete letto dal titolo, una stampante per le fotografie. Ero molto titubante se prenderla o non prenderla. L'ho acquistata per un semplice motivo, e cioè che io prima amavo collezionare le foto. No ragazzi, è un momento di tosse mostruosa, sono dovuta andare a bere un bicchiere d'acqua. Ho un pruritino tipo in gola, come se avessi qualcosa, ma anche tossendo non va via, va bene. Dettagli che non interessano a nessuno. Vi dicevo che l'ho acquistata perché io amavo collezionare foto e le sviluppavo sempre, questo fin tanto che c'erano i rullini. Con l'avvento del digitale io non stampo più foto. L'ho fatto per una fase iniziale dove c'erano le macchinette, quelle digitali, proprio le primissime macchinette digitali, lì periodicamente le stampavo. Da quando ci sono i telefoni che fanno foto belle, per cui macchinetta digitale praticamente non si usa più, io non, proprio non le stampo più. Mi sono sempre ripromessa di creare una cartella dove mettere da parte quelle che proprio volevo stampare, ma alla fine non l'ho mai fatto. E quindi mi sono detta, compro questa, così se funziona, bon. Sicuramente questa è una spesa, sicuramente la carta fotografica è una spesa, però secondo me ne vale la pena per collezionare i propri ricordi. Peraltro ragazzi, tra parentesi, prima di questo video ne stavo filmando un altro sul battimaterasso, motivo per il quale ho deciso di continuare a filmare qui. Avevo comprato un battimaterasso, finalmente mi ero decisa dopo quasi un anno, lo provo, ragazzi, funzionava, aspirava, ma non partiva la spazzolina rotante. Per fortuna, anche se al limite, perché l'avevo acquistata un mesetto fa, avevo ancora 3 giorni a disposizione per il reso, quindi proprio filo sono andata. Per fortuna che l'ho provata, ragazzi. Se cercate stampanti foto su Amazon ve ne escono tantissime. Leggendo un po' di recensioni, un po' di cose, ho preso questa. Si riesco a tirarla fuori intanto, primo step, Ah, ma che piccolina. Questa è la grandezza, ve la mostro in confronto al mio iPhone 13 Pro. Non è il max, considerate. Quindi insomma non è grandissimissima. Un po' pesantina. Poi c'è un pacchettino di carta fotografica. Questo credo che sia la cartuccia. Questa roba qui penso che sia il cassettino dove mettere la carta fotografica, suppongo. E basta. E poi c'è l'alimentatore. Devo aprire lo sportello laterale a 90 gradi, e cioè questo. Inserire una nuova cartuccia di inchiostro premendo finché non si blocca in sede. Ah, vabbè, semplicissimo. Semplice anche da togliere. Caricamento carta fotografica. Aprire il coperchio del cassetto carta. Ok, fatto. Caricare nel cassetto la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso l'alto. Lato lucido, lo rivolgiamo verso l'alto. Direi che ci siamo. Chiudere il coperchio. Ci siamo. Installazione del cassetto carta. Estrarre il supporto cassetto carta. Ah. Inserire il cassetto carta nella stampante. Ah, semplice. Quindi quando si utilizza si mette così, ma quando la stampante non è in uso si toglie e si mette sopra. Devo connettermi con l'alimentazione. Vediamo un po' se riesco ad arrivare qui. Ok, ho fatto un cambio di postazione, qui sono riuscita a collegarla in modo che sia abbastanza vicina a me. Accensione, premere il pulsante di alimentazione per accendere la stampante. Credo che si sia accesa. Dovrei riuscire a connettermi, vediamo un pochino se lo trova. Lo trova come wifi. Password. Connesso, semplicissimo, quindi non bisogna scaricare app né niente, la cosa mi piace. Posso da qui stampare direttamente la foto? Io seleziono una foto e la stampo direttamente. Proviamo a stampare questa. Stampa. Ragazzi, semplicissimo, vado sulla foto, clicco stampa, questo da iOS, e in teoria me la stampa adesso. No, cioè il citofono ora no. No, il citofono ora no, vabbè. Ma no, tanti momenti proprio adesso. Però sono tornata di qui e si è attivata, perché ho riportato il telefono qui vicino. No raga, anche una buona qualità, guardate che bella. E poi qui ai lati tratteggiati immagino che si possono quindi togliere, rimane la stampa normale. Quindi ragazzi, sono entusiasta, mi piace tantissimo, qualità veramente ottima. Prima di arrivare a questo acquisto io ho letto diverse recensioni e molte stampanti pare che non fossero troppo soddisfacenti dal punto di vista della qualità, sgranavano un po' l'immagine, e invece questa, cioè, ha una qualità meravigliosa.
Ora dovrò mettermi pian pianino, selezionare tutte le foto e scrivere dietro ad ognuna la data. E finalmente posso tornare a collezionare le foto e a creare album di foto. E adesso quindi ho una nuova necessità, devo acquistare degli album fotografici. Non posso non acquistare degli album fotografici, scusatemi. Questa sono io sempre, ogni cosa che acquisto mi porta ad altri acquisti, anche con l'abbigliamento. Acquisto, che ne so, un pantalone che mi piace, vado nel mio armadio, ok, non ho niente che posso abbinarci. Devo prendere delle altre scarpe, devo prendere delle altre maglie. Storia della mia vita, ragazzi. No, sono veramente soddisfatta, proprio tanto tanto. Semplicissima da utilizzare, cioè ragazzi, col wifi non bisogna scaricare app né niente, cosa meravigliosa. Ok, adesso l'ho spenta. Per completezza vediamo anche come riporre il cassettino qui, se è una roba semplice. Vediamo. Ah, si stacca facilmente. Chiudo quindi qui. Chiudo le foto in modo da proteggerle dalla polvere e quant'altro. E posiziono qui sopra. Compatto, anche carino esteticamente. Brava Michela, un bel acquisto. Se vi può interessare ve lo lascio linkato nel box informazioni. Che bello.